Buongiorno fiorellini, fiorelline, oggi pure ieri l'ho fatto, ieri mattina sono andata da mia figlia e ieri sera sono andata da mia figlia perché come dove, dopo ve lo dico, dopo la sigla, così parliamo un po' per strada. Ecco, sono ritornata dopo la sigla. Ieri mi sono lavata i capelli, però c'hanno capelli strani qua sotto. Il taglio che mi ha fatto qua sotto, vabbè. E comunque, stavo dicendo che adesso sono le 7, no, le 6:53. Alle 7:20 devo stare a lei, perciò vado a camminare là, piano piano così. E siccome lei fa la badante, quella c'ha la bambina, e quella signora è cascata un po' di giorni fa e hanno dovuto portare all'ospedale, si era rotta una costola, gli hanno trovato male troppo, mi dispiace. E insomma niente, andiamo a vedere qua giù se sta sul mercato. Però con il bancomat non so se lo pagano, perché qua a fabbrica il bancomat lo vogliono poche persone. E insomma, niente. Ieri è uscita dall'ospedale, infatti ha lavorato fino alle 7. Io verso le 7:30 così sono ritornata a casa, quasi le 8 così. Però sono andata con la macchina sera perché quando ritorno è notte, specialmente il pezzo suo, proprio notte, notte, peggio te, via mia. E insomma niente, oggi deve andarci alle 8, deve stare su, e perciò io alle 7:20 devo stare da lei. E poi verso le 6:30, oggi pomeriggio, devo andare lì che il padre porta la figlia. Vabbè, porta la figlia, tutti e due. E io devo aspettare mia figlia e quando torna lei vado via io. Dice questo dovrebbe essere una settimana. E vabbè, purtroppo lei sta a letto e ha detto una settimana gli dovrebbe bastare. Dovrebbe, non si sa. Questa signora ha 92 o 93 anni, non mi ricordo, ce l'ha l'età. E insomma niente, adesso io la mattina partiremo insieme prima e pomeriggio vado con la macchina, potrei solo farvi vedere mentre vado là, perché quando rimango qua è notte e non si vede niente. Ok, e adesso mi sono scordata l'acqua. Vabbè, berrò con te, non so, perché lei dovrà l'acqua frizzante che a me non mi piace. Non mi piace. Sempre ieri mattina sono andata pure a fare spesa, però non è che ho fatto una grande spesa, 30 euro spesa. Qualche verdura, ieri dovevo mangiare petto di pollo e a Carrefour sono andata. Allora a Carrefour ho visto che quando io metto su la fettina di pollo, a petto di pollo, oggi devo mangiare il petto di vitello, oggi se vitello lo si una fettina di vitello e non si è ritirata tanto a petto di pollo ieri. Forse era lì che lo compravo che non si ritira, non so. E ho comprato una bottiglia d'acqua per me naturale, poi ho comprato il pane integrale che uno se l'è mangiato mio marito, a me mi dura 4 giorni, perché 40 grammi a pranzo, 40 grammi, 80 grammi di carne, di pane al giorno. Oggi è una bella giornata di sole, che mo vi faccio vedere.
Vedete? Ci sta bella giornata di sole. Che bella. Va bene. Andiamo. Sembra stanno a calare la benzina. Quelli non hanno detto sulla televisione che sta calando la benzina perché... aspettate, quando andiamo più giù ve lo dico, perché mo qui mi guarderanno tutti strano che sto a parlare col telefono. E va bene. E mo ci vediamo un pezzo più giù. Ecco, mo attraversiamo. Stavo guardando una persona che non rallentava, stava attraversando sulle righe, vabbè. Ecco, mo c'ho un vado di memoria che vedo voti, oddio. Aspettate. Ecco, stiamo andando qua giù. Non mi ricordavo più e perciò mi so ascoltato un po' il video che ho fatto. Vedi che cosa devo parlare, perché mamma mia, ci vede di memoria, non lo so. Vabbè, attraversiamo qua. Vediamo quali sono. 7:20, stanno aprendo adesso. Oggi passiamo di qua. Stanno aprendo adesso il mercato. Però ancora è chiuso. E ecco, poi giro la fotocamera e ve lo dico. Questa qui, questa non l'avete mai vista, mi sa. E vabbè. Comunque, niente, dice che perché non l'avete mai vista, ve lo farò vedere. Sta un foscarino. Avete inteso che sta, c'è Covid. Eppure chi c'ha a dicembre potrebbe riprenderselo. Speriamo di no. Mamma mia, sti capelli fanno schifo, guarda. Guarda, io me li metto sempre a posto perché... Vabbè, la benzina dice che c'è andata la finanza, mi sembra, e ha fatto una multa a Milano, mi sa, boh, non so, perché... La benzina non c'entra niente con la guerra in Ucraina. Non so, l'ho attesa sulla televisione. Ok, mo giro la fotocamera e vi faccio vedere dove stiamo andando. Ecco. E qui ci siamo mai passati. Noi siamo passati laggiù, che c'è la strada. Qui non ci siamo mai passati. E oggi passiamo qua. È prestissimo, sono le 7. Le 7:03. Con la macchina non si potrebbe andare. Forse si può venire giù, ma non da su. Perché c'è il segno, vedi? Forse giù. Vabbè, a piedi ci si può andare. Tanto io sto a piedi. C'è una salita enorme. E niente, adesso stiamo andando su la salita e via. Non so se mi cascano i capelli e si sono sfidati. Borro che nate giù le punte per la colorazione, non so. Perché sono una YouTube e stavo sulla storia di Instagram che gli sono cascati i capelli per quando
se faceva bionda. Forse è per questo. Vabbè, mo per un periodo mi faccio tanto. Non mi faccio più niente. Che salita! Guarda che salita che ho fatto! Non mi faccio più niente, perciò. E così faccio servire. Ma sopra mi stanno a crescere. Ecco. Siamo qua. La strada. Non so, è di vedo, forse deve ancora giù. Non c'è già appena sotto. Infatti, mi ero fermata un attimo perché serve già macchina. Vengono giù, mi sa, sì. Quella è la strada, sta qua giù dove sta la freccia, è la strada che vengo a piedi di solito. Ah, mon grandito, ecco, avevo un grandito. Avevo un grandito e adesso è un piccolito. Ora vi faccio vedere la strada. Di solito quando ecco su, oggi perché ho fatto questa strada per farvi vedere, cioè, era quella strada che no, non vi avevo fatto vedere poi. Vedo un appartamento aperto pure qua. Mamma mia. Se vorrei andare in affitto non ci sa, vendono e basta. Vabbè, infatti per quei tempi che stavo cercando casa in affitto non si trovava. Portavo agenzie immobiliari che si trovano solo con quella. Vabbè, io ho avuto problemi per i cani, non me li voleva nessuno. Però se Gabetti aveva fatto cosa che aveva promesso, qui passo io di solito a piedi o con la macchina a piedi. Adesso invece stiamo camminando qua. E basta. Alle 7:08 so prestissimo. Inizio a camminare più veloce. Beh. Ecco, i capelli sono ridiventati una schifezza. Vabbè, vedo l'ora che crescono. Insomma, stavo sentendo perché qui sotto ho i pezzetti. Qua sopra ce l'ho parecchi. E qua sotto c'ho sto striscia così, non so. C'è qualcuno nel parrucchiere, capisce? Perché c'ho i capelli così, vanno di moda così, fini così. Me la tagliata la parrucchiera, non lo so. Perché qua sopra ce l'ho. Bene, e qua sotto sono finissimi. Non lo so, vabbè. E perciò li sto sempre aggiustata, si sporcano un sacco i capelli. E vabbè, sto facendo la salita qui che porta a casa mia figlia. Dove abbia mia figlia, vabbè. Stamattina a piedi, però dopo alle 6 e un quarto, 6:20 vengo qua per aspettare mia nipotina. Mi dite, mamma mia, non lo so. Però se vado alla parrucchiera, mi vengono così i capelli.
mi deve fare cortissimi sotto l'orecchio per levare tutto questo pezzo qua. Non so, o se no aspetta fino a quando si allungano e poi mi vado a far pareggiare. Non so, vediamo un po'. Che la cosa che io ci capisco, sono buona a tagliarmi i capelli. E speriamo che resisto, perché io sarei buona a tagliarmi i capelli. E se mi fanno i capelli, allora i parrucchieri all'inizio ti fanno i capelli belli, poi ti fanno brutti. Vabbè, ci avevo tanto rovinato i capelli, però che c'è già sto cosa lunga fino a qua. Bah. Prima erano corti e perciò non si separavano, mo però c'ho lunghetti, mi si sono allungati qua. Boh. Vabbè, comunque io sono arrivata presto, mi aspetto un po' qua di fuori perché è troppo presto e sarò a dormirmi via. E adesso vi posso lasciare perché finirò pure questo video. Mi stanno decentemente oggi i capelli, perché ieri pomeriggio mi sono lavato i capelli, per questo stanno abbastanza decenti. E poi non so proprio tanto se verrà, perché ieri mi sono lavato i capelli. Va bene, io adesso vi posso lasciare perché finirò pure questo video. E ciao la visione che mi avete fatto fino ad ora e compagnia, soprattutto perché se no qua in silenzio mi fate tanta compagnia quando io vado dalle parti. Grazie, un bacio, ciao, al prossimo video.